Il soprano Valentina Varriale e il maestro Pierluigi Camicia. Li ringraziamo per questa introduzione, saranno poi ancora con noi all'interno di questo pomeriggio insieme. Siamo qua su iniziativa di Michele Nitti, che oltre a essere a casa sua praticamente con questo inizio, con le note, con il tema che accompagnerà questa serata, e incidentalmente anche parlamentare della Repubblica, componente della Camera dei Deputati. Siamo qui per presentare il libro che ha voluto dedicare il grande maestro Giuseppe Verdi, Il diario dell'attività parlamentare, che naturalmente non può prescindere dal segno che Verdi ha lasciato nel suo tempo e per tutti i tempi che verranno. Prima di iniziare con l'introduzione, con il saluto introduttivo del Presidente della Commissione per la Biblioteca e l'Archivio Storico del Senato, che ospitano questo evento, essendo in sede istituzionale, io credo che per tutti noi oggi sia doveroso il ricordo del, oggi è il trentennale del sacrificio di Giovanni Falcone, di Francesca Morvillo e degli uomini della loro scorta, credo che sia davvero necessario iniziare questo evento con un commosso anche dal ricordo per il loro sacrificio e naturalmente per il futuro della Repubblica. Gianni Marilotti, Presidente della Commissione per la Biblioteca e l'Archivio Storico del Senato. Possiamo togliere la mascherina, anche perché fa un caldo quasi soffocante. Buonasera a tutti, benvenuti alla sala capitolare della Biblioteca Giovanni Spadolini. Quando l'onorevole e amico Michele Nitti mi parlò per la prima volta dell'idea di scrivere un libro su Giuseppe Verdi, chiedendomi la disponibilità di agevolarlo nelle ricerche presso la Biblioteca e l'Archivio del Senato, io fui felicissimo di aderire e di comunicargli che avrei fatto tutto il possibile perché ciò si realizzasse. Anche perché, come nel nostro programma di convegni e di pubblicazioni, come Biblioteca e Archivio Storico del Senato, abbiamo steso un programma abbastanza ricco in cui dei senatori celeberrimi, di particolare interesse culturale e valore universale sono stati in Senato, abbiamo intenzione di appunto fare delle pubblicazioni, dei convegni, ricordarli. Parliamo non soltanto appunto di Verdi, grande maestro, ma anche di scienziati, di grandi giuristi, di grandi letterati. E questo è un punto di onore, quindi siamo ben felici di presentare oggi questo libro Verdi, diario dell'attività parlamentare. Un libro che in qualche modo accresce la nostra conoscenza, completa anche la nostra conoscenza, sia dal punto di vista storiografico, sia anche dal punto di vista del ricchissimo epistolario di Verdi, qui sapientemente dosato, in modo tale da non appesantire troppo il libro, ma renderlo più comprensibile e più piacevole. Ma insomma, io mi soffermerò non tanto sugli aspetti musicali, apprezzo la musica come quella che ho appena sentito, l'aria che ho appena sentito poco fa, ma non sono un esperto di musica, quindi lascio ai relatori questa parte. Voglio dire invece due parole sulla figura politica di Verdi, sulla sua formazione mazziniana inizialmente e anche con suggestioni anche garibaldine in certo qual modo, ma di un personaggio che definirei un centrista conservatore,
molto però attento alle problematiche della patria, della formazione dello Stato italiano, della nazione italiana, il suo completamento attraverso la costituzione di uno Stato, la sua partecipazione al risorgimento concreta in modo particolare nel suo anti-asburgismo, per così dire, e quindi nel suo impegno, nella sua battaglia, che fu la battaglia di tutti gli uomini del Risorgimento, per liberare l'Italia dal giogo straniero e finalmente dispiegare le potenzialità della nazione italica. Cosa appunto che fece sia negli anni dei tentativi rivoluzionari, sia negli anni anche della Restaurazione, sia prima del 48, sia dopo il 48. A proposito del 48, Verdi viveva in quel momento a Parigi, dove partecipava alla costituzione della Repubblica appunto francese nel 48, ma la notizia delle 5 giornate di Milano non vuole mancare a questo appuntamento e si fionda, per così dire, in quel di Milano per alimentare la speranza, speranza che poi sappiamo sarà tradita per una nuova piccola restaurazione, ed è in quel momento che affiora anche la sua concezione, direi, pragmatica e centrista, secondo l'accezione della politica, e quindi l'incontro con Camillo Benso, conte di Cavour, che praticamente lo convince a continuare la battaglia affinché tutti i vari ducati, la frammentazione italiana, potesse attraverso l'annessione, la richiesta di annessione al Regno di Sardegna, cioè al Piemonte Sabaudo, potesse appunto dar vita, promuovere la nascita del Regno d'Italia. Cosa che appunto successe, e nel 1961 fu proprio il Cavour a chiedere a Manzoni, scusate il lapsus, perché dovete sapere che io, quando mi parlò per la prima volta Michele Nitti di questo libro su Verdi parlamentare, io ero molto interessato al carteggio Manzoni-Verdi, e su questo, anzi, li volevo proporre io un volume solo su questo. Poi materiali non ce ne sono, ho scoperto tantissimi, e quindi è bene che per ora sia stato pubblicato questo volume. Ci sono alcuni studiosi che hanno parlato di, come per esempio Giuseppe Pennisi, Verdi più rivoluzionario che risorgimentale. Questo titolo mi ha lasciato un po' perplesso, e sono andato a leggermi quindi questo saggio scritto da quest'autore, e mi sono reso conto che, parlando di Verdi rivoluzionario, ne parlava in termini di rivoluzione musicale più che di rivoluzionario in politica. Questo è proprio il senso del patriottismo, il senso della italianità, della patria, il suo contributo alla nascita di una coscienza italiana. In questo senso si manifesta la sua rivoluzionarietà, per così dire, anche la sua adesione al Rinascimento, al Risorgimento, naturalmente. Scusate, sono un po' stanco, arrivo da Cagliari con 33 gradi, e qui a Roma non è che le cose stiano molto ma molto meglio. Tra l'altro, qui a Roma manca il vento sardo, che in qualche modo attenua la calura, e questo è molto importante. Io non voglio rubarvi altro tempo, sicuramente i relatori faranno di meglio. Voglio concludere dicendo: io ho letto una notizia da poco che la villa parmense di Verdi è in vendita. Non so se lo Stato abbia intenzione di venderla
o se debba andare in mano ai privati. Io, se così fosse, le mie notizie sono un po' incerte da questo punto di vista, ma farei un appello a partire da qui, da questo consesso, affinché non avvenga una cosa del genere, non venga dato ai privati. Non venga dato ai privati. La casa di altri grandi personaggi, le ville di altri personaggi, come per esempio Machiavelli, sono state vendute e oggi sono gestite privatamente per matrimoni, per cose del genere. C'è una cosa veramente, veramente triste. E lo stesso dicasi per Marsilio Ficino, che ha tradotto tutte le opere di Platone in latino, la cui casa è stata venduta ai privati, anch'essa. Cioè, non vorrei che anche per Verdi succedesse una cosa di questo tipo, credo che dovremmo sicuramente opporci. Con questo auspicio che non avvenga, cioè uno scempio del genere, vi saluto e lascio la parola ai relatori. Grazie. Grazie Presidente. E immediatamente dopo il saluto introduttivo del Presidente Marilotti, credo che sia giusto lasciare immediatamente la parola all'autore del libro che ci ha convocato qua per questo importante confronto a tutto campo sulla figura di Verdi, che fu prima parlamentare eletto, poi nominato senatore del Regno, ma insomma poi fu molte altre cose che forse si conoscono di più. Prego, onorevole Michele Nitti. Sì, grazie, buonasera a tutti e permettetemi innanzitutto di salutare i colleghi, i deputati e senatori, gli ospiti, quanti stanno seguendo questo evento in diretta streaming. Chiaramente ringrazio di cuore i relatori, il dottor Francesco Giambrone, con cui in questi 4 anni abbiamo spesso interloquito per tutte le problematiche che riguardano le fondazioni lirico-sinfoniche, il professor Alessandro Roccatagliati, presidente dell'Istituto Nazionale di Studi, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale di Studi Verdiani, l'editrice Noemi Manzoni, che mi ha seguito in questo percorso, e chiaramente il maestro Camice e soprano Valentina Varriale. Ho avuto il piacere di dirigere sia Pierluigi che Valentina in diversi concerti, quindi li ringrazio davvero per questa loro presenza. Sì, io ho voluto realizzare un piccolo omaggio a questo grande musicista, compositore, che mi ha preceduto nelle aule parlamentari, dapprima come deputato dal 1861 al 65, parliamo della prima legislatura dell'Italia Unita, e poi come senatore del Regno dal 1874 al 1901, l'anno della morte. All'epoca la carica senatoriale era una carica vitalizia e Verdi fu nominato senatore invocando 2 articoli, in particolare il censo e gli altissimi meriti artistici resi alla patria. Ciò che probabilmente sfugge, che potrebbe addirittura sembrare inconferente, ma di cui vorrei comunque parlarvi come una confidenza, è il fatto che attraverso questo volume in qualche modo io ho potuto parlare della mia esperienza parlamentare, delle mie emozioni, delle mie preoccupazioni, delle mie ansie, dei miei pensieri, attraverso gli occhi di chi nella mia medesima condizione di artista ha vissuto all'interno delle più alte istituzioni del nostro paese. Lungi da me il voler chiaramente anche solo lontanamente immaginare e pensare di accostarmi a Verdi, però non vi nascondo di essermi ritrovato in tantissimi aspetti della vita parlamentare di Verdi. Penso per esempio alle enormi resistenze che feci su me stesso quando mi fu proposta la candidatura. Non era, come dire, all'orizzonte della mia attività professionale, dei miei pensieri di vita. Penso semplicemente, una volta eletto, all'urgenza di dovermi occupare subito di fondazioni lirico-sinfoniche, di alta formazione artistica, o penso anche semplicemente alla libertà intellettuale con cui mi approccio alle questioni politiche. Tornando a Verdi, io credo che le lettere sulle vicende politiche del tempo, i resoconti parlamentari, i voti in aula, tutti i documenti che abbiamo trovato negli archivi di Camera e Senato, nella biblioteca di Camera e Senato,
i racconti che gli amici e colleghi di Verdi fanno su Verdi, penso a Quintino Sella, o anche le attività svolte nella commissione per il diritto d'autore, all'epoca si chiamava commissione delle opere d'ingegno, ecco, tutti questi aspetti contribuiscono in qualche modo a farci comprendere quanto Verdi avesse una visione estremamente lucida della storia, oltre che ovviamente a far emergere dei tratti poco noti della vicenda umana e artistica di Verdi, che comunque hanno in qualche modo pervaso tutta la sua esperienza umana, la sua vicenda umana. Tutta la vita di Verdi è intrisa e imbevuta di dimensione politica, sia quella vissuta all'interno delle istituzioni in modo conflittuale, in modo critico, ma sempre autentico, sempre avendo come orizzonte ultimo il bene del paese, e sia quella vissuta all'esterno delle istituzioni. Vedete, oggi, soprattutto dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, si è spesso parlato della necessità di tenere separate in qualche modo arte e politica, cultura e politica. Verdi ci insegna una cosa apparentemente inversa, cioè ci insegna il valore politico di ogni atto, di ogni impegno civile, sociale e culturale. Il percorso politico di Verdi, lo accennava il senatore Marilotti poco fa, è certamente tortuoso. Lui parte da una fase, come dire, dall'adesione all'utopia repubblicana e democratica mazziniana, forgiata all'interno dei salotti milanesi della contessa Clarina Maffei. Questa è la fase, come dire, risorgimentale di Verdi, una fase risorgimentale che va oltre le intenzioni dello stesso compositore. C'è infatti una certa storiografia e probabilmente anche la stessa borghesia che finanziava le campagne risorgimentali, che in qualche modo cercarono di costruire, alimentare, diffondere il mito risorgimentale di Verdi, andando oltre le sue stesse intenzioni. Poi probabilmente lo stesso Verdi invece assecondò questo tentativo. Però c'è un caso emblematico, per esempio quello del Nabucco, che ci dà un po' l'idea di questa situazione. Il celebre coro del Vapensiero non nasce con una finalità patriottica, ma ha un tono più consolatorio, un tono più religioso. Verdi aveva vissuto diverse esperienze luttuose, peraltro molto ravvicinate fra loro: la morte della moglie Margherita Barezzi e dei due figli. Quindi, dopo il successo nel 1939 di Oberto Conte di San Bonifacio, si trovò catapultato in quella che può essere considerata già una debacle, cioè un giorno di regno, proprio perché era stato costretto ad affrontare un argomento leggero, quando invece viveva una situazione emotiva e intima molto, molto delicata. Ecco perché lui si butta a capofitto nella composizione del Nabucco, quando e perché trova all'interno di questo libretto una dimensione consolatoria, una dimensione religiosa. Successivamente Verdi invece volge lo sguardo più all'ala moderata e liberale di Cavour. Cavour era stato un faro nella vita di Verdi, e probabilmente senza Cavour la stessa esperienza parlamentare di Verdi non ci sarebbe stata. Tutte le riforme che Verdi aveva immaginato per il mondo dei teatri e anche dei conservatori, in particolare quello di Milano e quello di Napoli, probabilmente Verdi sarebbe riuscito a realizzarle se fosse rimasto in vita Cavour. Purtroppo la morte improvvisa di Cavour in qualche modo annullò le speranze di vedere realizzate queste riforme. Cavour convince Verdi a candidarsi nonostante le sue ampie resistenze, lo fa facendogli capire che c'era bisogno, agli occhi degli stati europei, del consesso internazionale, di dare un'immagine estremamente positiva del Parlamento, del nascente Parlamento italiano. Verdi lo comprende, non fa comunque nessun tipo di campagna elettorale, non partecipa a nessun comizio, ma Cavour invia sul collegio di Verdi degli emissari che in qualche modo fanno questa campagna elettorale per conto di Verdi. L'ultima fase della vita politica di Verdi è quella
che io definisco del disincanto, della disillusione, coincide sostanzialmente con l'esperienza senatoriale. Verdi in qualche modo si colloca in una dimensione apartitica, afferma la sua più completa e totale indipendenza da qualunque compagine partitica e entra nell'idea che ogni uomo, si convince del fatto che ogni uomo in fondo può incidere nella società, sulla società, anche semplicemente con il proprio impegno sociale, culturale e artistico. È la fase della filantropia, delle grandi opere inutili, quello che lui definisce grandi lavori inutili, quando appunto all'interno delle sue tenute svolge, fa realizzare dei lavori che in realtà non servivano alla tenuta stessa, ma lo fa semplicemente per andare incontro alle esigenze dei cittadini e dei suoi concittadini che si trovavano in una situazione di difficoltà, di indigenza e che rischiavano addirittura di emigrare dal loro territorio. Quindi Verdi in qualche modo vive tutta questa fase, questa esperienza in modo molto distaccato, molto distante, però è sempre consapevole delle alte funzioni onorifiche e rappresentative che la carica senatoriale gli assegnava. Quindi in qualche modo tutto il suo contributo si può dire che sia consistito in qualche modo in un processo di sviluppo della coscienza nazionale proprio attraverso la sua stessa musica. Grazie. Grazie. Grazie all'onorevole Nitti che insomma ci ha accompagnato a leggere le prime pagine del libro, soprattutto dandoci una specie un po' di istruzioni per l'uso, no? Di questa pubblicazione e anche svelandoci le motivazioni più profonde che l'hanno portato allo studio e poi alla sistematicizzazione degli studi che ha voluto fare, raccolti poi nella pubblicazione. Ringraziamo Francesco Giambrone, sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma, perché in un periodo così intenso per lui e per la bella istituzione che dirige ha trovato il tempo per essere qua con noi e per raccontarci la sua visione di questo libro, di questa pubblicazione, di questo lavoro, e a sua volta insomma darci una lettura, a sua volta può essere un'istruzione per l'uso, per chi leggerà. Sì, grazie, grazie a tutti, buon pomeriggio, benvenuti, e grazie a Michele Nitti per questo invito e grazie al nostro moderatore per aver voluto ricordare che oggi è il 23 maggio. Io vengo da Palermo, come il mio accento certamente tradisce, non c'è il vento sardo, presidente, che ha parlato prima, il presidente Marliotti che ha parlato prima, a Palermo c'è un altro vento, ma oggi sono qui molto, con molta gioia e con molto piacere. Mi manca essere a Palermo il 23 maggio, quindi non sono solo gli impegni del Teatro dell'Opera, che sono tanti, ma è anche quello che mi manca oggi è la presenza in una città nella quale sono nato e che oggi ricorda 30 anni dall'offensiva stragista della mafia contro Falcone, però sono molto contento di essere qui. Perché Michele Nitti è un musicista e Michele Nitti è un parlamentare anche, non proprio incidentalmente, però è primariamente un musicista e noi in questi anni di lavoro insieme ci siamo incrociati mille volte, ci incrociamo mille volte perché lui interpreta il suo ruolo di parlamentare proprio con lo sguardo attento di chi cerca di capire veramente i problemi dall'interno, di conoscere le realtà dall'interno e poi di provare ad incidere su queste realtà con il ruolo di parlamentare di questo nostro paese. E perché ci ha regalato un libro che è un libro importante per più ragioni, per più di una ragione. Io penso che ricostruire gli atti parlamentari sia sempre, e studiare gli atti parlamentari sia sempre molto importante per capire quello che è accaduto nel Paese e anche adesso, per capire quello che accade adesso, perché negli anni ho capito che
studiare una legge senza conoscere gli atti parlamentari, senza capire qual era la volontà del legislatore. E quella la puoi capire soltanto andando a riprendere gli atti parlamentari e leggendoli. E studiare una legge senza questo background è sempre un po' limitativo. Allora l'opportunità di andare a riguardare cosa fece un parlamentare così illustre come Verdi, proprio attraverso le sue lettere, e le lettere di Verdi sono una quantità enorme, per fortuna, ma anche attraverso gli atti parlamentari, è una cosa molto importante. Alla fine, la cosa bella del libro, secondo me, è che Michele Nitti non restituisce solo Verdi parlamentare, perché se posso dirlo, alla fine sarebbe stata una parzialità dentro un ragionamento molto più interessante sulla personalità e sul ruolo di Verdi, che invece Nitti fa. E per questo dico che il libro è interessante e importante, perché restituisce Verdi parlamentare, naturalmente è scritto pure nel titolo, e quindi diciamo quello ce l'aspettavamo tutti, ma restituisce in parte Verdi musicista, perché tantissimo del carteggio che viene tirato fuori è assemblato con un pensiero dietro, riguarda il Verdi compositore, il Verdi musicista. Restituisce Verdi uomo, Verdi cittadino, che è importante tanto quanto Verdi parlamentare, perché scopriamo una persona un po' più straordinaria di quanto avremmo immaginato, anche chi in qualche modo ha sempre frequentato la sua attività, il suo lavoro, ha letto anche dei carteggi, però veramente scopriamo una grandissima personalità di cittadino, protagonista del suo tempo, conoscitore del suo tempo, attento, critico, e poi restituisce un'altra cosa, restituisce la condizione storica del dibattito pubblico in questo paese, e ci arriviamo tra un attimo a questo. Quindi non mi stupisce neanche che Michele Nitti oggi dica che in qualche modo l'avere lavorato su Verdi parlamentare in qualche modo gli ha permesso di parlare della sua esperienza di parlamentare, perché anche la sua esperienza di parlamentare è un'esperienza in qualche modo un po' anomala. E quindi io capisco molto bene il tipo di lavoro che ha fatto, e credo che tutti dobbiamo ringraziarlo per il lavoro che ha fatto. Mettere arte e politica insieme, poi arrivo al merito del libro, però questa tua sollecitazione non posso lasciarla scorrere così. Mettere arte e politica insieme è giusto, è normale, è la cosa corretta. Perché il gesto creativo è un atto politico, sempre, perché condurre e gestire un teatro è un atto politico, politico, cioè di quella cosa bellissima che c'ha la P maiuscola e che dovremmo tutti rispettare molto di più, perché creare per un artista è un atto politico, per un compositore, per uno scultore, per un pittore, per tutti. È un atto politico, quindi hai fatto bene a dire questo, perché io credo che sia un punto molto importante. Allora, ci sono due elementi di riflessione, in parte Michele li ha citati, ma voglio riprenderli anch'io, anzi tre elementi di riflessione. Il primo è quello che Michele ha detto, cioè siamo stati noi, in realtà, nel tempo, nel nostro modo di vivere e di fruire e di usare nel senso bello del termine, l'arte di Giuseppe Verdi, siamo stati noi ad attribuire a quell'arte una valenza, un significato politico, risorgimentale, tutto quello che è già stato detto, che forse o che comunque molto spesso non aveva. Michele ha citato, io dico Michele perché il rapporto è frequente, insomma forse la sede
istituzionale prevede l'onorevole Nitti ha citato Nabucco, che forse è l'opera che nell'immaginario collettivo, con il suo va pensiero, è quella più legata al senso patriottico, al senso della riscossa, al senso della libertà, dell'unione di un popolo che grida il bisogno di essere insieme e di riscattarsi. Ce l'ha detto Michele Nitti poco fa, probabilmente non era così nell'intenzione originaria di Verdi, poi se ne sarà convinto anche lui alla fine, ma siamo stati noi, e siamo stati noi alla fine quelli che hanno portato a una cosa che ci ha commossi tutti in questi giorni, in queste settimane terribili, di un paese che è martoriato dalla guerra, l'Ucraina. Siamo stati noi che ci siamo tutti commossi quando abbiamo visto che il coro del teatro di Odessa è uscito fuori dal teatro in mezzo alle barricate. Avete visto quelle foto? Avete visto le foto del teatro di Odessa oggi e del teatro di Odessa nel 42? Se non le avete viste, cercatele, perché è un ripetersi della storia incredibile, agghiacciante. Sono immagini che sembrano le stesse, delle foto scattate come fossero scattate nello stesso momento, e invece sono scattate in due guerre diverse, gli errori che ripetiamo. Però cosa ha fatto il coro del teatro di Odessa? È uscito davanti al teatro e che cosa ha cantato al mondo? Va pensiero. Era questo che voleva Verdi? Forse no. Forse non era questo che voleva quando l'ha composto, perché c'erano altre ragioni estetiche, creative, intime, personali, un altro anelito, come l'onorevole Nitti ci ha detto bene. Però questo è diventato, e di questo naturalmente noi dobbiamo prendere atto. L'altro elemento è che incredibilmente un uomo così sensibile agli accadimenti politici, storici della vita del suo tempo, molto attento. Ci sono delle lettere proprio qui riportate in questo volume, ci sono delle lettere in cui ci sono analisi geopolitiche di grandissima finezza, altro che compositore, un compositore con una grande conoscenza di quello che accadeva nel mondo, non soltanto in Italia. Però è abbastanza incredibile come una persona con tale tensione di conoscenze, di approfondimento della condizione politica e storica del suo paese, alla fine abbia manifestato tanta resistenza nell'essere coinvolto nella vita pubblica come parlamentare, per l'appunto come parlamentare. Ha ragione Nitti, non fosse stato per Cavour, probabilmente non avrebbe mai accettato di fare il parlamentare. Ma Cavour tocca una corda del cuore e della mente di Verdi, che è una corda rispetto alla quale Verdi non riesce a tirarsi indietro, cioè tocca la corda della responsabilità civile dell'impegno nella politica. Dobbiamo fare un Parlamento che abbia adesso un decoro, ecco, parla di decoro, parla di qualità dei parlamentari, e quindi lui non può tirarsi indietro. Però poi alla fine questo libro che cos'è? Alla fine è la storia di una disillusione, che è quello che voi trovate anche in tanti altri artisti, intellettuali, scrittori che sono stati coinvolti nella vita politica, nel Parlamento nazionale, nei parlamenti delle regioni. Penso a Sciascia, penso a Guttuso. Andiamo a rileggere cosa Guttuso scrisse della sua esperienza politica. Andiamo a leggere cosa scrisse Sciascia. Sono storie di disillusione, come se alla fine venissero chiamati, perché è importante che il Parlamento abbia un decoro, che il Parlamento abbia un'alta qualità, perché è il posto più nobile
del paese, dove si decide il destino del paese, però poi, accorgendosi che la loro azione non è poi così efficiente, così produttiva come loro vorrebbero, raccontano una disillusione. E l'ultima cosa che vorrei dirvi, così non la facciamo troppo lunga, è che la riflessione di Nitti è molto interessante perché ci fa capire lo stato del dibattito, storicamente del dibattito politico nel nostro paese quando si parla di politiche pubbliche. Guardate, io man mano che leggevo il libro annotavo i temi di cui Verdi si occupò. Allora, l'insegnamento musicale, l'organizzazione del sistema teatrale, il diritto d'autore, i finanziamenti tagliati ai teatri, l'importanza dell'indipendenza degli istituti culturali. Ma sono davvero così diversi da quelli di cui parliamo adesso io e Michele Nitti tutte le volte che ci sentiamo, mille volte al giorno? Adesso non esageriamo, ma insomma ci sentiamo tanto perché è importante sentirci, ma sono davvero così importanti? La riforma dei conservatori, sì, per carità, tante cose si sono fatte ovviamente, ma è come se queste cose fatte non fossero mai giunte definitivamente a compimento, le rimettiamo sempre in discussione, non riusciamo mai ad arrivare a un punto di conclusione. E qui eravamo nel 1861, 71, 81 e qui siamo nel 2022, eppure ancora parliamo dell'organizzazione del sistema teatrale, parliamo dell'importanza di teatri pubblici, parliamo di quanto un teatro sia un servizio pubblico, ne parliamo ancora. Il Teatro dell'Opera di Roma è una fondazione di diritto privato, certo, per fortuna, perché si sono fatti molti passi avanti, ma svolge un servizio pubblico. Cosa diceva Verdi? Orchestre pagate dallo Stato. Allora, poi abbiamo fatto tanti errori nel nostro paese, però quel principio è un principio sacrosanto, perché si svolge un servizio pubblico per le comunità, eppure ancora ne parliamo. La sua intolleranza rispetto all'ennesima richiesta di una commissione che servisse a, questa mi ha impressionato moltissimo Michele, di una commissione che servisse a dettare le nuove regole per la riforma dei conservatori. E lui, da persona normale, la risolve in maniera semplice: caro ministro, non serve più una commissione, la prego, non facciamo più commissioni. Serve un direttore competente che abbia l'autonomia di fare le cose giuste per il suo conservatorio. Non sarà certo delle regole che metteremo noi, giuste o sbagliate. Se il direttore è sbagliato, non riusciremo mai ad andare avanti. E così, diciamo, credo che questi siano gli elementi più interessanti di questo volume di Michele Nitti, che ci restituisce un Verdi davvero da tante differenti sfaccettature. E c'è una frase che è del 1872, in una lettera citata nella nota, quindi voglio dirvi, leggete anche le note, leggiamo anche le note di questo libro, perché poi lì si trova anche tanta materia molto interessante. Che in qualche modo racchiude il pensiero di Verdi e credo che racchiude il pensiero di tutti noi che siamo qui in questa sala, e che deve racchiudere il pensiero di chi ha l'alta responsabilità di essere parlamentare della Repubblica. Dice Verdi nell'aprile del 1872: abbandonare le arti in Italia è come oscurare il sole. Ecco, in questi ultimi tempi si sono fatte molte cose, questo bisogna riconoscerlo. Il ministro Franceschini ha chiuso la stagione dei tagli per i teatri, però questo è un paese che ancora la ricorda la stagione dei tagli. Va riconosciuto all'onorevole Franceschini di averla chiusa prima della pandemia,
perché poi la pandemia ovviamente non poteva convivere con una stagione di tagli, la pandemia ha portato risorse, però lui ha iniziato prima a invertire la tendenza. Questo è un bene, questo è importante, ma siccome si rischia sempre di tornare indietro, teniamo sempre a mente quello che disse Verdi: abbandonare le arti in Italia è come oscurare il sole. Grazie. Grazie al sovrintendente Giambrone. Abbiamo adesso un altro intermezzo, un altro intervento musicale, dunque richiamo il maestro Camicia e il soprano Valentina Varriale.
Grazie, grazie davvero per queste splendide suggestioni. Adesso cediamo la parola ad Alessandro Rocatagliati, che è direttore scientifico dell'Istituto Nazionale di Studi Verdiani. Buonasera a tutti, grazie a Michele Nitti per l'invito e l'occasione, grazie alla Biblioteca del Senato che ci ospita. Per noi, come Istituto Nazionale di Studi Verdiani, è pressoché un dovere rispondere in questi casi. Abbiamo come socio fondatore il Ministero della Cultura, oltre agli enti locali di Parma, l'Università, il Conservatorio e la famiglia Carrara Verdi. Per cui, a chiamata, ben volentieri, ma anche proprio per un punto che è stato toccato poco fa, l'ha toccato l'autore stesso. Voglio dire all'onorevole Nitti che leggendo il libro si capisce che lui si è sentito personalmente coinvolto con la sua esperienza, e non per si parva licet, ma per come lo abbiamo visto, lo devo dire sia istituzionalmente che come da persona che opera in campo musicale da anni, da come l'abbiamo visto operare in questa legislatura. Nel senso che Michele Nitti si è dato da fare davvero su tutto l'arco delle questioni musicali, e per chi, come me e molti altri colleghi dei conservatori, delle università, degli istituti di ricerca, si professionalmente lavora nel campo della musica, ebbene è stata una legislatura in cui abbiamo avuto un punto di riferimento. Abbiamo avuto un punto di riferimento su diverse battaglie, questo gli va riconosciuto, ma non siamo qua a parlare del curriculum di Michele Nitti parlamentare, bensì del libro che Michele Nitti ci ha offerto. E come è già stato detto, e quindi io non voglio ripetere cose che già sono state pronunciate qui, indubbiamente il taglio che Michele Nitti ha assunto nel confezionare questo bel libro, anche editorialmente, lo voglio dire, ho qui di fianco l'editore, è un taglio utile, è un taglio preciso, è un taglio senza sbavature, è un taglio che ha fatto uso di un'ampia, amplissima bibliografia di riferimento e ripercorre in queste 200 pagine una traiettoria nitidissima che chi studia Verdi conosce magari in certi pezzi, in certi punti della carriera, approfondito con saggi specifici talune questioni, ma appunto una traiettoria tracciata con tanto nittore è utile, per cui voglio dire, questo libro noi nella nostra biblioteca dell'Istituto Nazionale di Studi Verdiani, che è la biblioteca di riferimento internazionale per gli studi, ben volentieri e con gran piacere collocheremo questo utilissimo volume. Devo dire che talune cose che sono state dette sono importanti, e riprendo alcuni spunti per svilupparli quel minimo che mi è possibile. Sì, l'immagine che fuoriesce da questo libro è di Verdi cittadino, come è stato detto, Verdi con responsabilità civile, che credo sia l'approccio che qualunque artista o magari operatore nelle arti o docente che sia di materie artistiche, è importante che si senta addosso. E Verdi da questo punto di vista, anche con tutto il suo recalcitrare, la sua difficoltà ad accettare di entrare in ruoli che in fondo non sentiva suoi, ebbene però un punto che tocca sia il ministro Franceschini nella premessa, sia che si coglie in diversi capitoli del libro, la costante, e non c'è dubbio che l'episodio culmine di questo è quando lui va a Torino per cercare di rifiutare la candidatura al Parlamento, chiede appositamente un colloquio a Cavour che gli ha scritto pochi giorni prima dicendo la tua candidatura è utilissima, e torna a casa e dice no, devo accettare. Perché? Perché sente la responsabilità civile, sente di poter fare qualche cosa, anche quel poco che può fare, per il bene del Paese. E questo è importante, io credo, da dire in una sala come questa, perché è vero, come è stato detto, che la proiezione di Verdi, papà del Risorgimento, è una proiezione ex post, è una proiezione che è stata fatta da altri su di lui più che lui in prima persona, lui che pure
partecipava, discuteva, era nei circoli che alla vigilia delle cinque giornate di Milano erano all'avanguardia, no? Dal punto di vista. È lui che ha parlato nel 47 con Mazzini, è lui che finanzia i fucili in un momento difficile di passaggio lì nel 59, quando sembra che non si riesca ad andare dritti verso gli obiettivi della seconda guerra di indipendenza, e tuttavia l'ha fatto da cittadino, non da nume del risorgimento, da uno dei tanti. Quando torna a Milano di corsa per le cinque giornate, poi ha anche i suoi impegni privati, deve andare a Roma a fare la battaglia di Legnano, deve andare a Busseto a comprare la terra, no, è un cittadino normale, però chiamato risponde e risponde sempre con grandissimo rispetto istituzionale. Poi noi vediamo in traluce nelle sue corrispondenze che certe volte questa faccia pubblica, no, di responsabilità gli costa anche tanto. Lui di suo sarebbe anche ritroso rispetto a un ruolo così forte. I suoi epistolari privati sono molto interessanti da questo punto di vista. Ce n'è uno in particolare, viene citato anche da Michele Nitti, un suo interlocutore per decine di anni fu questo Giuseppe Piroli di Parma, che è stato un parlamentare di lungo corso, arrivato a fare anche il ministro a un certo punto, e per il quale noi ad esempio come istituto nell'ambito dell'edizione nazionale dei carteggi verdiani abbiamo pubblicato 2 o 3 anni fa questo enorme carteggio fra Verdi e Piroli, che è ricchissimo perché è un carteggio privato. Piroli era uno dei pochi che andava a pranzo e a prendere il tè quando era a Parma, a Sant'Agata, non è che ci andassero molte persone, ed è un parlamentare di lungo corso col quale Verdi interloquisce sia quando ha ruoli parlamentari alla Camera o al Senato, sia quando è un libero cittadino che, come è stato detto giustamente, esprime con grande acutezza dei suoi giudizi politici nell'ambito del suo percorso. Mazziniano come tanti agli inizi, comincia a vedere i problemi del mazzinianesimo lì prima del 48, scoppiano nel 52 quando c'è la rivolta a Milano, e quindi tutti i suoi compari del salotto Maffei, da D'Azeglio a Carlo Tenca ad altri, prendono un'altra strada, cominciano a seguire Cavour e la corte sabauda come punto di riferimento, via via le cose che sappiamo. Ora, mi pare che appunto quello che Nitti ha concentrato in questo volume sia esemplare dal punto di vista dell'editore, e saltano fuori anche documenti. Presidente Marilotti sottolineava come gli ha dato una mano a tirar fuori i documenti, che alcuni dei documenti non li avevo mai visti, insomma, no? E stanno qui dentro e sono senz'altro molto utili. Però ecco, la sottolineatura che mi importa di fare è appunto quella che tanto nomine, un padre della patria che è stato costruito anche attraverso una mitografia utile alla costruzione della patria italiana, utile. Perché quando, lo vediamo anche in questo libro, in traluce negli anni 70, 80, 90, lui ancora vivo, lui in Senato, lui punto di riferimento, però è utile alla costruzione dell'unità d'Italia avere una figura di riferimento tale in campo artistico. Lui si sottrae, lui fa anche l'agricoltore, lui tiene dietro ai suoi affari, continua a produrre opere fino al 1893, ma lascia fare, perché in fin dei conti era proprio quello che gli aveva chiesto Cavour quando gli ha scritto nel 61, ha detto la sua presenza in Parlamento sarebbe utilissima per quello che si diceva prima, il decoro, ma uno, dal punto di vista nazionale e internazionale, lei è una figura internazionale, due, come segno di unità forte, tre, anche perché Cavour si poneva il problema dell'unità del paese guardando anche le parti meridionali, e non c'è dubbio che la popolarità verdiana, che era ubiqua in tutto lo stivale, poteva favorire anche questo processo di unità. C'è una citazione specifica di Cavour, e non è un caso che lo shock più grande della prima legislatura di Verdi quando è in Parlamento è quando vede uno scontro feroce sulla questione degli eserciti meridionali, quelli garibaldini da normalizzare, e c'è uno scontro in Parlamento fra Garibaldi e il governo su questo punto,
e Verdi rimane così proprio perché ha a mente questa cosa. Ecco, non voglio intrattenermi più di tanto, come vedete gli spunti sono tanti e derivano proprio dalla ricchezza del libro che abbiamo per le mani. Da ultimo, noi abbiamo anche la famiglia Carrara Verdi fra i nostri soci, voglio rassicurare, la villa è un patrimonio privato, tutt'oggi, della famiglia e tuttavia sotto vincolo dello Stato, per cui la villa e i suoi contenuti, di modo che capiti quel che capiti, coscienti anche gli eredi ultimi, lo Stato italiano continuerà a vigilare e a favorire e tenere come patrimonio vitale del nostro paese quello che è il lascito anche materiale di Giuseppe Verdi. Lascito materiale, ultimissima sottolineatura che faccio, che è poi anche vivo ancora in talune istituzioni benefiche che lui, molto sensibile nell'ultima fase della sua vita ai destini degli ultimi e in generale di chi ha bisogno, l'ospedale di Villanova d'Arta nell'82 e poi la costruzione della Casa dei Musicisti, ebbene a Milano, inaugurata nel 99, ebbene la Casa dei Musicisti è ancora lì, un'istituzione importante per dare la possibilità agli artisti nella loro tarda età di avere un punto di riferimento. E mi piace chiudere così, su questo lascito anche molto concreto dal punto di vista della bene pubblico, del bene del paese, queste mie poche parole. Grazie. Grazie ad Alessandro Roccatagliati per il suo contributo. Adesso abbiamo Noemi Manzoni, che è l'editrice del volume che stiamo presentando oggi. Dicevo prima, è molto interessante anche sentire come si inquadra, perché la scelta di questa pubblicazione, immagino, in un piano editoriale che abbia un qualche collegamento col libro del quale parliamo oggi. La parola a Noemi Manzoni. Allora, intanto buonasera a tutti e grazie di essere intervenuti. Accolto la ragione per cui Manzoni Editore ha deciso di pubblicare questo volume, è stata colta mirabilmente dal dottor Giambrone, perché è impossibile scindere l'identità di Verdi parlamentare con il Verdi uomo, declinato in tutte le sfaccettature, in tutte le varianti, sia esso il musicista, anzi, come amava definirsi lui, l'uomo di teatro, o il contadino, ecco, come ricordava prima il professor Roccatagliati. E tutte queste anime convergono in quella di Verdi parlamentare. Ed è quindi questa la ragione per cui abbiamo deciso di pubblicare questo volume, perché l'onorevole Michele Nitti è veramente riuscito in 300 pagine ad accompagnare i fatti attraverso la narrazione, ma sempre filtrati da quella che è la lente intima del maestro, che si legge e si rivela attraverso le lettere. Il prodotto quindi è un libro che è davvero adatto a tutti. Come diceva prima Roccatagliati, è chiaro che chi si ingerisce di musica molti aspetti li conosce, ma questo volume è talmente ricco di archivi documentali, quindi, che può veramente fungere anche da fonte importante sulla quale altri studi potranno nascere. Del resto, la bibliografia verdiana è veramente smisurata, pretendere di dire qualcosa di nuovo è difficile. Per cui chi volesse informarsi sulla vita e le opere del maestro non ha che l'imbarazzo della scelta, riferendosi alle decine di pubblicazioni che, almeno negli ultimi 50 anni, editori italiani e anche stranieri, tanti stranieri, hanno realizzato. E del resto, non tutti i libri, né noi con questo abbiamo la pretesa in qualche modo di stabilire un prima e un dopo in un determinato dominio bibliografico, perché del resto la materia di Verdi parlamentare non è comunque nuova ai fini investigativi.
Però il lavoro di Nitti, dicevo, riesce a coniugare queste due anime che danno un contributo in più a quello che effettivamente è la bibliografia italiana negli ultimi anni su Verdi, che non ha prodotto granché rispetto a quello che ha fatto in passato. Poi per un editore, insomma, parlare dei propri libri è sempre difficile, perché si finisce molto spesso col cadere nel luogo comune o nell'autocompiacimento. E quindi questo non lo vogliamo fare, perché anzitutto non fa parte dello spirito di Manzoni Editore, e poi non fa parte dello spirito di Verdi, non fa parte dello spirito di questo libro, che pagina dopo pagina rivendica l'estraneità del suo protagonista proprio da questo tipo di inciampo, da ogni retorica possibile e immaginabile. Lui che proprio viveva l'attività politica, lo leggo. Dunque, la propria carriera politica di Verdi oscillerà tra la fatalità, non c'è rimedio, la disperazione, che il ciel non voglia, l'insofferenza è cosa grave e molesta, il rifiuto ostile di qualunque forma di compiacimento o di reverenza. La mia vita pubblica non esiste. E a questo punto io mi chiedo sinceramente cosa direbbe Verdi se dopo oltre 100 anni dalla sua morte ci trovasse qui ancora tutti riuniti a parlare di lui in questo modo. Ma credo che sarebbe contento, insomma, se non altro a fronte di tutte le malefatte che gli hanno fatto appunto quando dava le sue opere, perché non gliene facevano passare una. E dunque, per concludere, sarò sintetica, non mi piace allungarmi troppo. Mi piacerebbe condividere con voi quello che noi speriamo ci aspettiamo dalla pubblicazione di questo libro, di questo come di tutti gli altri che Manzoni Editore pubblica, siano di cultura musicale appunto come questo, sia di cultura storica, l'altra collana, sia di produzioni discografiche di musica classica con la nostra etichetta discografica Urania Records. E oggi sono felice anche di aver ritrovato qui Valentina Variale, con la quale ormai da qualche anno abbiamo realizzato un disco su un altro gigante della musica, Rossini. Per cui, ecco, attraverso tutte queste pubblicazioni che cerchiamo di diffondere in Italia e nel mondo, cerchiamo di portare l'Italia anche nel mondo attraverso le pubblicazioni discografiche, cerchiamo di aprire, di far scattare una scintilla, di aprire un cassetto. Poco importa se dopo la lettura di un libro non ci si ricorda una data o un nome. La cosa importante per noi è quella che, terminato un libro, terminato un concerto, un film o un documentario, sia rimasto un elemento, anche uno, che porti il lettore o lo spettatore ad andare a comprare un altro libro, ad assistere ad un altro film, ad un altro concerto, ad un'altra lezione, solo per pensare continuamente e farsi domande. Questo è lo scopo dell'editoria, come noi la concepiamo, e questo è l'augurio che un editore e un autore dovrebbero fare ai propri lettori. Grazie. Grazie Noemi Manzoni. I relatori sono stati bravissimi, hanno avuto un ritmo molto incalzante, dunque l'attività del moderatore quando è così è facilissima, siamo riusciti a stare nei tempi senza nessuna forzatura, e questo insomma è tutto di guadagnato, soprattutto credo per chi ha ascoltato, visto, percepito con grande interesse gli interventi di tutti. E prima di salutarci, con una degna conclusione da parte del soprano Valentina Variale e del maestro Pierluigi Camicia, io voglio ringraziare ora voi tutti e i relatori, partendo dal presidente della Commissione per la Biblioteca e l'Archivio Storico Gianni Marilotti, che ci ha ospitato, il sovrintendente Giambrone, il professore Alessandro Rocatagliati e naturalmente l'editrice Noemi Manzoni, oltre i nostri maestri che sono stati davvero eccezionali. Per ultimo saluto naturalmente l'autore Michele Nitti, augurandogli insomma che ci siano poi ulteriori avanzamenti anche in questa ricerca e nuove pubblicazioni. Adesso a questo punto, prima di salutarci, non c'è modo migliore che affidarci all'arte e a Valentina Variale e a Pierluigi Camicia.